funzione dei sistemi. Ci siamo, Walker! Energetici rilevati. Provo con un'altra arma. Ah, Walker! Sono troppo calda! Ci vuole un controllo di serio per penetrare con gli scudi energetici. Scudi energetici rilevati. Provo con un'altra arma. Ecco un altro covo di battuta. Destinazione raggiunta. Ci vuole qualcosa di serio per penetrare quegli scudi energetici. Energetici rilevati. Provo con un'altra arma. Mi hanno colpito! Richiedo fuoco di copertura! Integrità al 50%. Componenti danneggiati! Velocità in base! Punto debole in costruzione. Arma surriscaldata. Sono danneggiata! Posizioni di copertura, ora!
completata. Eliminate la pezza nemica. Dati tutti distrutti. Mezzo operativo. Arma surriscaldata. Sono scoperti. Spera. Mi ha colpita! Una morte cruda! Sto entrando in clinica. Aspettami. Sono con te, Walker, e mi sento alla grande. Ecco un altro covo di banditi. Giù la testa! Giusto?
Senti un po', io e Max ci siamo fatti un giretto mentre tutti erano impegnati a sparare a quel serbatoio di propano. Abbiamo arraffato tutto il possibile e l'abbiamo seppellito vicino ai fossi. Appena ci dicono che qui abbiamo finito, facciamo un salto a prendere la roba e la scampiamo con un sacco di brodaglia. Ci spacchiamo di brutto e siamo a posto per un mese. Sasso spaziale in cielo! È un meteorite, idiota! Probabilmente una scheggia di Apophis. Potrebbe contenere feltrine. Da un'occhiata. Arma surriscaldata! Gigantesca e fuori servizio. Grande. Di solito sono piene di tecnologia molto utile del vecchio mondo. Recupera quello che puoi. Avviare riparazioni manuali sul lato anteriore. Rigenerazione dei sistemi. Oh.
Attenzione, agganciamento nemico rilevato. Componenti danneggiati, velocità invariata. Altra stazione di servizio di banditi. Dalle chiare cazzo!
generale ripristinata. Wellspring, finalmente. Ora vediamo di contattare il sindaco Losum Agar. Salve, Ranger Walker. C'è un messaggio per te. Speriamo che sia divertente. Buona giornata, Ranger Walker. Servizio completo e... Oh, ehi, non ti avevo visto. Guardavo proprio dalla tua parte. Ero sovrappensiero. Pensavo a un nuovo tipo di iniettore. È da giorni che ci lavoro. Sto per creare qualcosa di grandioso. Diventerò un meccanico ricco sfondato. Ah, giusto, sei qui. Volevi qualcosa? Sì, mi serve qualcosa. Eri ancora qui? Scusa. Aspetta. Ah, no, niente. Ehi, davvero un gran bell'arsenale. Sembra roba puoi da... Puoi entrare qui. Torna alla tua bancarella di roba. Fa quello che puoi per evitarli. Gli stronzi dei bulli sono il male assoluto. Hai una curiosità? Posso aiutarti? Soddisfazione garantita. Pronta a rifornirti. Ok, diamo un'occhiata. Chiusura, forma di vita senziente in attivazione, modalità di riposo. Alleggerisciti. Ehi, non ti conosco. Scommetto che ci sai fare. Vuoi vendere o comprare? Beh, non lo sappiamo ancora, vero? Immagino che lo scopri. Gli affari nei tuoi sono testi. Oh, carne fresca! Chiamo così tutti i miei nuovi clienti. Carne perché sono una macellaia, capito? Hai della carne esotica per Mary o vuoi comprare dei bei tagli succulenti? Non lo so, cos'hai in vendita? Al momento non molto. Una banda di cinghiali blocca la strada tra laguni e le paludi di segreto. Una scocciatura per te, per me e per i pezzi grossi. Ah, ma ora facciamo affari. Portami una bella carcassa! Fermati lì, testa di cazzo! Siamo in isolamento. Sto cercando il sindaco di Wellspring. Sei nel posto giusto, ma al momento sbagliato. Il sindaco Agar e il suo staff sono in isolamento. Qualsiasi cosa ti serva può aspettare. Torna un altro giorno o lascia perdere. Perché? È successo qualcosa? No, e non vogliamo che succeda. Nessuno entra e nessuno esce. Il sindaco ha problemi più grandi di te, mezza sega. Allora, dicevamo... Cazzo, hai sentito? Ho un regalino per te! Eccomi qui! Saliamo lassù. Davvero notevole. Afferri anche i proiettili? Losum Agar, sindaco di Wellspring. Ex prodigio con i Wingstick. Ora li integra con una pistola. Essenziale per il progetto Daga. Ehi, 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 piano! Sono qui per il progetto Daga. Solo una cerchia molto ristretta sa di quel progetto. E tu non ne fai parte. Mi manda Prowley.
Crowley, eh? Crowley è morta. Wineland è stata rasa al suolo. È un ologram... Non posso spiegare. Io sono Walker, l'ultimo dei Ranger di Wineland. Oh, merda. Altri figli di puttana! Ranger, facciamo fuori questi stronzi, poi parliamo! La stessa. Hanno fatto fuori i tuoi e io ho fatto fuori loro. Allora forse potresti essermi utile. Cazzo. Ne hai di talento, Ranger. Vieni davvero da Wyman? Mi stavo solo... Sentito. Salgono dall'ascensore. Preparati. Occhio ora. Appena si aprono le porte, li riduciamo in poltiglia. Come pesci in un barile. Con le armi, eh? Quei bulli sono morti stecchiti. Non me lo sarei aspettato da voi reclusi in quel complesso. Tu non sei come gli altri. Ora ti va a di parlare? Va bene, parliamo. Mi spieghi cosa sta succedendo? La daga doveva fermare l'autorità una volta per tutte, ma il piano è andato in fumo quando Wineland ha tagliato i ponti con noi. Sono felice di rimettere in piedi il progetto, ma come puoi vedere ho questioni più urgenti sotto mano. Lo vedo. Chi sono questi tizi? Criminali assoldati, i bulli, banditelli da strapazzo. Chi li manda? C'è solo un bastardo che ha il fegato di fare una cosa del genere, Clegg Clayton. Lo stronzo più ricco in città. È da un po' che punta alla sedia da sindaco, ma ultimamente ha alzato la posta. Ha corrotto degli ufficiali e messo le mani sugli armamenti militari della città, tra cui quelli essenziali per la daga. Quindi lo uccido e riprendo l'equipaggiamento. No, dobbiamo procedere con cautela. Primo, voglio sapere chi lo sta supportando. Secondo, dobbiamo scoprire dove tiene tutta quella roba. Hai un piano? Ha un ego delle dimensioni di un'ecocapsula, ma possiamo sfruttarlo. Se riesci ad avvicinarti a lui e a ottenere la sua fiducia, potrai facilmente piazzare una cimice sul suo computer. Così potrò scaricare i suoi dati più interessanti, chi lo supporta, chi rifornisce i bulli e dove tiene l'attrezzatura rubata. Clayton si circonda di gente ricca e famosa. Si riuniscono alla Sala dei Vincitori. Trova il modo di entrare lì dentro e non ti sarà difficile piazzare quella cimice. Ok, ci penso io. Eccellente. Prendi il congegno, vai nell'ufficio di Clegg e attaccalo al computer. Ora prendi il congegno. Sai cosa fare. Walker, è da un po'... Clayton, ho fatto tombola. Un'arca completamente intatta. Il problema è che qui sudare di merda ci hanno colto di sorpresa e hanno fatto fuori metà della mia squadra. Pagami il doppio o passo l'informazione a qualcuno che lo farà. I nostri ricognitori a lungo raggio hanno visto i sudari immortali stabilirsi nella piana dei rottami. Ci chiediamo cosa intendano fare con lo sterminatore che occupa quella zona, Scrotone il Pestaduro. È noto per attaccare e uccidere qualsiasi cosa che si avvicini alla sua tana. Quasi mi dispiace per loro. Quasi. Bagnati le labbra, stuzzica il palato. Vuoi fare uno spuntino? Abbiamo cotechino. Devo scappare. Perché giochi d'azzardo senza ritegno, ecco? Questa è la sala dei vincitori di Clegg Clayton. Scordatelo, devi ancora guadagnarti il diritto di passare. Fammi entrare, sono un ranger. Non me ne frega un cazzo. Nessuno entra qui se non è ricco o famoso. Sono un
E tu non sei niente. E dai, deve esserci un modo. Certo, puoi entrare se vinci. Vincere cosa? Vinci su Mutant Bash TV e vinci il derby di Cheskar. Diventa una leggenda. Un gioco da ragazzi per i duri come te, no? Tutto qui? Già, diventa una stella e puoi entrare e incontrare il capoccia in persona. Non c'è altro modo? Non per te. Come va? Hai oltrepassato quel bestione all'ingresso? C'è un modo per entrare. Devo fare a pezzi dei mutanti in diretta TV, correre nel circuito e diventare campione. Un gioco da ragazzi. Spero tu sappia il fatto tuo. Quegli spettacoli mietono un sacco di vittime. Glielo ho detto. Parla ancora così del mio cappellaio e... Vieni! Sto sistemando la portata di questo impianto oculare. Un lavoro minuzioso, parliamo di nanometri in ogni direzione, fa una differenza enorme per chi lo usa. Sei di seconda generazione, è evidente. Hai un potenziale illimitato. La maggior parte della gente viene qui per procurarsi protesi o impianti oculari. Ma tu potresti diventare molto di più. Tieni la testa sulle spalle. Bisogna saperci fare e non arrendersi mai. Lasum, sto entrando nell'arena di Mutant Bash TV. Accendi la TV, sto per spaccare qualche cranio mutante. So che puoi farlo e so che lo farai, ma attenzione, quei mostri sono peggio di quanto pensi. Guardate un po', che affascinante canaglia è arrivata dalla città questa sera. Tu, sì, tu, giovane, sei qui per unirti a noi? Dimmi di sì. Dimmi che hai lasciato le strade buie della città per venire da noi in questo boudoir di piacere e cominciare a giocare con noi, perché nei tuoi occhi vedo una certa brama. Dillo pure, ad esempio. Dai, dimmelo. Stai bramando?
i piaceri della carne che sto per offrirti? Forse è una specie di sete per il più rosso. Dei vini. O forse è la fame insaziabile dei veri intenditori, e cioè la brama di uccidere. Sì, è così. È una promessa di grandezza. Permettici di saziare la tua fame di morte, tesoro mio. Avanti. Firma qui, su questa riga. E adesso, mia irresistibile dolcezza, il tuo viaggio per diventare una stella è cominciato. Uccidi! Uccidi per Desdemonia! Vieni a spendere i... Vieni, killer! Cosa cerchi? Qualcosa di folle? Dizzy Delax ha tutto quello che vuoi. Portami quei gettoni insanguinati e penso io a te. Ok, ho capito. Che tipo di merce hai? Scorte per spaccare e aggeggi... Spacca al massimo! È un onore, Roger! Altri mutantini in arrivo da te! Oh, Walker, Walker,
abbiamo una cucina! Io sento, bravo! Suppongo che sia finita. Non scherzavi. Hai proprio fatto il culo a quei mutanti. Bel lavoro. Con un massacro del genere diventerai una stella. Ma devo ancora gareggiare in quel derby di Cheskar. Lo so che è una scocciatura, ma... Ehi, Wellspring ti ringrazia per tutto il tuo impegno. Non importa, a patto che tu tenga fede alla tua parte dell'accordo, Sindaco. Non te ne pentirai. Vieni! Oh, guarda! L'ammazza mutante è qui! Stavo proprio guardando le repliche e mi chiedevo quando avresti fatto un salto al mio negozio. Prego, spendi un po' di quei bei gettoni, ok? È un onore, Roccia! Spacca al massimo!
Alla grande. Pericolo, fuoco nemico in arrivo.
ci siamo, Walker! Ho sentito che i tuoi hanno preso Steel Town. Ottimo lavoro, bastardo di un bullo. Anch'io un bel incarico a Strongbox. Dobbiamo far saltare un affare arcaico. Il capo dice che a Steel Town avete degli esplosivi da paura. Mi servono un po' di quei boom boom. Thank you.
ora è dei bulli. Quei cazzo di cittadini non avevano speranza. Ne uccisi 8 prima che riuscissero a ferirmi. A proposito, mandami una bottiglia di disinfettante. Ah, e anche un po' di broda. Anzi no, mandami 2 bottiglie di disinfettante. Va giù meglio della broda. E i bulli meritano la roba di prima qualità. È un mondo di bulli, baby! Thank you.
Integrità al 90%. Rigenerazione dei sistemi. Sono con te, Walker, e mi sento alla grande. Ranger, il disturbatore è quasi finito. Ha un ottimo aspetto. Mi manca ancora un piccolo pezzo del puzzle. Ho spedito in missione la mia informatrice, Gulo. Sai, quella creaturina irrequieta, ma è sparita. Inizio a pensare che possa essere nei guai. Pare che io abbia ancora bisogno di te, Ranger. Passa dalla mia armeria, ok? Ok, ci vediamo lì. Destinazione raggiunta.